Ed ora parliamo di musica in compagnia del maestro Francesco Scaiola, ben trovato. Grazie, ben trovati. Che guida la classe di musica elettronica del Conservatorio di Bari, ma noi l'abbiamo invitata soprattutto per parlare di una recente vittoria. Sì, per il terzo anno consecutivo i miei ragazzi si sono fatti onore al Premio Nazionale delle Arti bandito dal MIUR, dove quest'anno Giuliano Scarola ha vinto il primo premio nella sezione musica elettronica. Quindi? Quindi siamo bravi. No, è una vittoria prestigiosissima per voi. Beh, è indubbio, in ogni concorso c'è sempre molta fortuna, no? Noi abbiamo fortuna da 3 anni, dove il primo anno vinciamo il primo e secondo premio, l'anno precedente il secondo. Insomma, ci stiamo difendendo, speriamo bene l'anno prossimo. È particolare, no, parlare di musica elettronica nella città di Bari, non perché la città di Bari, però è sempre, no, difficile affacciarsi a nuovi mondi, nuovi orizzonti. La musica elettronica c'è sempre stata, però qual è la situazione attuale? Ecco, la situazione attuale. La situazione attuale è che nel mondo accademico c'è un po' di aria vecchia, no? Sono stanze che dobbiamo svecchiare. Mozart scriveva musica anche di consumo, e molta di questa musica di consumo è musica nobilissima. Pensa al flauto magico, no? Un lavoro scritto per una bettola che ha fatto la storia della musica. Noi invece scriviamo pezzi che ascolteranno 3 persone in tutto il mondo. Forse c'è qualcosa da aggiustare, sì, scrive un po' di più per gli uomini. Cerchiamo di spiegare il suo rapporto con i suoi studenti, no? Possiamo magari regalare ai nostri telespettatori una sorta di lezione? Questo è veramente difficile. Mi sento di dire: ascoltate la musica. Questo è fondamentale. E ascoltate la musica bella, di qualsiasi tipo di estrazione. Ascoltate Beethoven, ascoltate Mozart, ascoltate Bach, ascoltate Tom Waits, ascoltate Aphex Twin. L'unica cosa che non dovete ascoltare è tutta quella musica commerciale che fondamentalmente... E da qui parte nulla. Un'altra domanda, no? Perché musica elettronica vuol dire anche tanto altro, no? E quindi ci affacciamo al mondo magari delle discoteche. Sì, molti delle persone che si affacciano alla mia scuola lavorano in questo tipo di ambito. Io trovo che sia rinvigorente, perché è un cliché descrivere il mondo delle discoteche come la perdizione, il male, le stragi del sabato sera, che purtroppo accadono veramente. È vero. E che, a cui dobbiamo prestare la massima attenzione. Però è anche vero che questo è un mondo in divenire e fa parte del mondo che sarà. È estremamente ricca la cultura che si muove all'interno di questo mondo. Per intenderci, ci sono delle basi intellettuali fortissime per il DJing che si perdono nel decostruzionismo di Deleuze. Ma quali sono gli strumenti per chi si volesse affacciare, no? Sì. Quali sono gli strumenti per iniziare a parlare di musica elettronica? Gli strumenti sono un semplice calcolatore. Ci stiamo avviando verso un mondo che democratizza sempre di più le possibilità. Un semplice calcolatore sostituisce il grande pianoforte che un tempo si potevano permettere solo in pochi. Adesso chiunque ha un computer da 300 euro. E con questi 300 euro noi possiamo iniziare a fare musica elettronica. E possiamo anche invitarvi ad iscrivervi, giusto? Ah, accorrete, entro il 31 maggio, se non ricordo. Cerchiamo di spiegare in che modo. Ok, allora, innanzitutto, chi
volesse spiegazioni in questo senso, potrebbe venirmi a trovare in conservatorio il martedì o il mercoledì pomeriggio. Comunque, tutte le iscrizioni per qualsiasi corso uno voglia frequentare si chiuderanno entro il 31 maggio, per cui è una cosa da fare in fretta. Grazie maestro per essere stato con noi. Grazie a te.